Verona sta bene, si è visto. Noi eravamo un po', qualche difficoltà l'abbiamo avuta, ma credo che comunque era una partita che si poteva vincere perché dovevamo rimanere sicuramente molto più lucidi nel momento che siamo rimasti in superiorità numerica. E abbiamo non concesso tanto, ma quelle poche situazioni siamo stati poco attenti, quindi abbiamo anche rischiato di subire. Non posso non vedere la generosità della squadra, la volontà della squadra di cercare di vincere la partita fino alla fine. Quindi assolutamente dobbiamo insistere così. È chiaro che volevamo la vittoria, purtroppo non è arrivata. No, ma che sia un momento positivo sì, e che bisogna però starci dentro questo momento positivo e fare in modo che continui il più possibile, senz'altro sì. È chiaro che probabilmente forse abbiamo pagato sicuramente anche l'impegno di martedì, dove comunque i supplementari ci hanno tolto energia, ma queste non sono giustificazioni. La squadra che è scesa in campo è una squadra competitiva, malgrado le tante assenze. Abbiamo giocato, abbiamo commesso degli errori, ma abbiamo avuto lo spirito giusto. È chiaro che ci sono delle situazioni che andranno analizzate bene perché ci potevano dare la vittoria, è un peccato non averla raggiunta. Sugli atteggiamenti della squadra, sulla volontà, sullo spirito dei giocatori, credo che non ci siano dubbi che abbiamo intrapreso la strada giusta e assolutamente dobbiamo insistere. Abbiamo incontrato una squadra che stava molto bene, che ci ha creato difficoltà, ma allo stesso tempo le abbiamo create anche noi. C'era un rammarico, secondo me, che potevamo andare in vantaggio subito con la ripartenza sul calcio d'angolo, su una punizione, perché abbiamo avuto un'occasione che andava sfruttata, e poi tante volte siamo entrati in area di rigore nel secondo tempo e ci è mancato poi il guizzo finale. Assolutamente, adesso dobbiamo recuperare energia, sappiamo che ci aspettano 10 giorni importantissimi, sappiamo che la prossima partita è veramente importante, quindi ci dobbiamo preparare bene e mi auguro di recuperare anche tanti giocatori e di avere tutti i giocatori a disposizione per poter poi fare le scelte migliori. Voglio giocare, è vero che è stato infortunato, ma adesso questa settimana è tornato con il gruppo, con la squadra, era disponibile e niente, felice per tornare. Sapeva che un cartellino era diffidato per la partita prossima e per quello era, io personalmente lo sapevo. Dobbiamo pensare partita a partita, piano, non pensare più della prossima partita perché così. Adesso la partita più importante è questa, la di fine settimana prossimo, e dobbiamo pensare solo a questa. È una partita speciale, una settimana speciale, lo sappiamo. Noi vogliamo vincere, siamo il Milan e sappiamo che non è facile, ma sicuramente daremo il 100%. È stato un sogno e peccato per il risultato, ma la prossima partita si spera di portare a casa i 3 punti. Sicuramente è un obiettivo fondamentale che mi ero puntato in testa e speriamo di andare avanti così. La squadra era molto tosta, molto difficile da affrontare e abbiamo portato a casa un pareggio e magari meritavano i 3 punti, ma niente.